è cresciuta sul mercato insieme a Amazon e Google. La miseria. Sto Sì, preparando la ok, si diretta sta Facebook. collegando. Siamo quasi in diretta Facebook, quindi adesso se andate sulle vostre pagine Facebook potete condividere il video della diretta. Vedo ci siamo tutti. Abbiamo, come sapete, Mimmo Lucano che è connesso con noi col telefono e quindi daremo subito la parola a lui. Prima però, tanto vi ringrazio per aver accettato l'invito a questo nuovo appuntamento del Lab Sud. Diciamo virtuale dopo aver fatto il percorso con le nostre gambe, continuiamo online questi incontri e chiaramente il Covid, la crisi della pandemia ci ha fatto in modo di come dire, riformulare il nostro percorso e vedere quali sono le problematiche del sud, del Mezzogiorno d'Italia rispetto alla crisi che stiamo vivendo. Una crisi che è sicuramente sanitaria, ma che ha anche, soprattutto anche degli aspetti socio-economici di rilevanza pesante, diciamo, sullo scenario. Per il Mezzogiorno, ma penso anche per tutto il paese. Io do subito la parola a Natale Cucurese, che inizia, diciamo, a fare la premessa, diciamo, di questo incontro e vedere poi di fare con i nostri ospiti il ragionamento. Prego, Natale. Sì, grazie, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Una premessa molto, molto rapida per poi lasciare spazio ai tanti ospiti. E premessa che la voglio fare sul decreto legge rilancio che è stato appena approvato, cioè approvato, è stato appena così, diffuso, diciamo. E un decreto legge che dal mio punto di vista si ricollega bene all'argomento di questa sera e dal mio punto di vista oltretutto è anche un decreto legge che lascia adito a più di un dubbio e anche abbastanza deludente. Viene confermato che il rilancio soprattutto delle aziende del nord lo paga il sud e soprattutto lo pagano i più indifesi, cioè sia del nord che del sud, quindi ecco l'argomento della serata, centrato in pieno. E oltretutto, in un momento in cui, come avrete letto oggi sui giornali, i poveri sono in aumento, si parla di 1 milione di poveri in più. Ricordo che già la situazione non era delle migliori, ad esempio al sud avevamo tra povertà assoluta e povertà relativa prima dell'emergenza Covid un'incidenza di quasi il 40% della popolazione. Quindi potete già capire da che livelli siamo partiti. Così, analizzando molto brevemente gli articoli che più ci possono interessare, io parlo dell'articolo 231, che conferma come da indicazioni della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che i fondi di sviluppo e coesione, era stato indicato il 13 di marzo questa possibilità, vengono spostati da sud, soprattutto a nord, per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Quindi questo significa né più né meno che l'ennesimo scippo c'è una lunga storia di questi scippi nel corso dei decenni, l'ennesimo scippo al sud. L'articolo 232, il cofinanziamento, anche qua come da indicazioni della Commissione europea, anche questo diciamo che rappresenta un'ulteriore sottrazione di risorse perché non è più previsto il cofinanziamento per quanto riguarda il governo italiano. Poi
Poi abbiamo l'articolo 27, l'IRAP è sospesa per tutta una serie di categorie e visto che con l'IRAP, una parte dell'IRAP, il 33% circa, si finanzia la sanità, praticamente hanno fatto, dal mio punto di vista, una specie di gioco delle tre carte, perché le imprese del Nord, a questo punto, quindi tutta una serie di categorie, dico imprese del Nord perché sono concentrate soprattutto al Nord, anche le imprese del Sud, ma quota parte, abbastanza minimale rispetto alle precedenti, non pagheranno più la tassa e quindi potranno fare gli utili o comunque aggiustare i conti. Gli utili adesso in questo periodo sarà difficile, però comunque aggiustare un attimo i conti. Il MES ci presta soldi ad un tasso molto basso, lo 0,2%, ma possono andare solo nella sanità. La restituzione del debito, quindi una parte, la tassa non pagata, va a vantaggio delle aziende. Il MES va a sostituire quello che è in parte ovviamente il provento della tassa non pagata, ma la restituzione di questo debito MES, la pagheranno anche i cittadini, anche quelli del sud, cioè tutti i cittadini, ma anche quelli del sud. Quindi anche qua a vantaggio delle aziende, non a vantaggio dei cittadini, dal nord al sud. Sul MES, tra l'altro, visto quello che sta accadendo in questi giorni, voglio fare un attimo un punto, cioè è interessante vedere che Francia, Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo hanno dichiarato di rinunciare al MES. Ora bisognerà vedere il nostro governo cosa farà, visto che un mese fa, ricorderete, Conte aveva detto che non voleva assolutamente accedere al MES, ma semplicemente la questione del MES era sul tavolo perché alcuni partner in questa trattativa, quindi si rifaceva a quelli più appena citato in larga parte, non probabilmente volevano accedere al MES. Quindi adesso sul MES mettiamo punto interrogativo. Articolo 87, sempre del decreto rilancio, reddito d'emergenza, un reddito che praticamente va da 400 a 800 euro, sono esclusi totalmente i nuclei familiari in cui c'è un pensionato, un disabile che percepisce un'indennità, e anche per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Quindi anche qua potete capire che ovviamente non va a vantaggio della povera gente e questo tipo di categorie, soprattutto i pensionati. Avete visto cosa è successo nell'RSA, soprattutto del nord, mentre normalmente al sud il pensionato, che è una fonte di reddito, anche non solo per questo motivo, viene tenuto in casa, quindi anche questo si va ad abbattere sia sul sud che, voglio dire, sulle classi più deboli. Poi c'è il taglio IMU, quindi il sostegno governativo dato al settore turistico, bar, ristoranti, e in realtà, voglio dire, una risorsa, perché l'IMU va, come sapete, ai comuni, una risorsa sottratta ai comuni, che soprattutto quelli del sud, non solo, ma in larga parte quelli del sud, sono già vicino al dissesto, quindi vedranno i propri conti vacillare ulteriormente e non potranno di conseguenza dare i servizi. Non a caso, ieri c'è stata una dura presa di posizione del sindaco De Magistris sulla clausola 34%, che è sospesa, come già abbiamo detto nelle precedenti edizioni di questi incontri, dalla bozza di IPE, malgrado le rassicurazioni anche odierne, ad esempio del ministro Provenzano, in un'intervista che ha dato, è uscita poi da poche ore sulla rivista online. In realtà nel DEF 2020, appena approvato, non ci sono l'elenco dei programmi di spesa. Le amministrazioni tenute a rispettare la riserva del 34% sulla spesa in conto capitale. Quindi anche qua mettiamo per il Sud, in questo caso, un bel punto interrogativo. Voglio chiudere però con due proposte, voglio dire, per vedere anche un aspetto positivo. La proposta di oggi al Parlamento europeo. Due proposte in realtà. Avviare il reddito di base. La Commissione europea ha deciso di registrare due iniziative al riguardo per assicurare a tutti la sussistenza per un reddito universale, individuale, incondizionato e sufficiente. Quindi l'ha calendarizzato, poi è tutto da vedere, voglio dire, cosa succederà. Però è chiaro che con una pandemia, usciamo tutti da un periodo veramente drammatico. Ci si sta muovendo anche a livello europeo, non solo, il problema non abbiamo solo noi, lo hanno anche altri e ovviamente visto che già si parla di maggiore robotizzazione, quindi non per andare su argomenti luddisti, ma è chiaro che nella storia, voglio dire, la maggiore meccanizzazione, in questo caso robotizzazione, porta sempre una così, perdita di posti di lavoro.
di conseguenza questo reddito di base non sarebbe sicuramente un'idea sbagliata. E voglio chiudere con Podemos, che ha proposto la patrimoniale a favore sempre, voglio dire, quindi sulle grandi ricchezze ovviamente, a favore quindi per riuscire ad aiutare appunto gli invisibili, ad aiutare quanti sono in difficoltà, diciamo proposta a Camusso, quindi forse anche in Italia, anche se il Premier Conte ha escluso totalmente questa possibilità, forse sarebbe il caso invece di ragionare, di rilanciare il discorso della patrimoniale. Su quanto riguarda invece le lacrime del ministro Bellanova e anche qui, anche qua, la proposta nei confronti dei lavoratori, soprattutto stranieri ed extracomunitari, con questi 160 euro da pagare per il dipendente e 600, 400 euro per il datore di lavoro, lascio ovviamente agli altri ospiti presenti oggi, perché sicuramente possono svolgere questo tema in modo approfondito molto meglio di me. Vi ringrazio e ripasso la parola a Roberto per i prossimi interventi. Grazie. Grazie a te Natale, le questioni sono tantissime e coinvolgono molti aspetti, diciamo. Quindi il sud, diciamo le città del sud sono svuotate perché non hanno più risorse economiche, avendo appunto le risorse dei negozi, dei ristoranti, dei bar, che è una delle fonti di sostegno per le economie locali in queste condizioni, e al contempo il modello di sviluppo che continua a essere centrato sul nord, che è stato ed è il problema che ha creato la crisi in cui viviamo. Una crisi che ha molti aspetti, uno di questi è chiaramente l'impatto che nel lavoro agricolo c'ha in questi nostri territori del sud. E volevo chiedere a Mimmo se lui da sindaco, diciamo, come vede la situazione e le risposte che il governo sta cercando di dare, quali potrebbero essere per lui invece le possibilità, le soluzioni alternative. Mimmo. Sì, vabbè, intanto voglio ringraziare per avermi invitato a parlare, così avere questo scambio, anche tutte le persone che si sono collegate, voglio portare i miei saluti. E poi volevo precisare che io non ho più la visione da sindaco, non sono sindaco, sono un ex sindaco. Sindaco. No, voglio dire che il ragionamento, e faccio una fatica a seguire solo le analisi economiche, anche se mi rendo conto che sono centrali rispetto a quello che stiamo vivendo, ma in generale. Però io ho cercato sempre, anche quando facevo il sindaco, di non limitare solo il raggio alle valutazioni di carattere economico, perché questo è solo una parte dei processi, di quello che poi ci determina. Per alcuni aspetti, o almeno forse questo è sulla storia che ho vissuto, perché sono passato da 11 mesi di esilio, poi è scattata questa storia, questa forte restrizione, così, dove gli spazi si sono chiusi, dove a un certo punto è sembrato di vivere dentro delle realtà surreali. Io ascoltavo solo i miei passi quando mi muovevo a viaggio, ho pensato, ma più o meno è coinciso con il mio ritorno. E alla fine sono diventato l'unico abitante che ha frequentato il villaggio globale, quello che ancora rimaneva da una storia un po' che è sembrato il racconto di una fiaba, dove la multietnicità, dove in un borgo quasi abbandonato della Calabria Ionica, tutte queste persone che alla fine piano piano sono diventato anche io uno di loro. E non c'è stato giorno che non ho frequentato il villaggio globale, che sono stato là per queste persone invisibili, quasi 100 persone in un borgo
Non ho mai visto il sindaco di Riace, io, l'attuale sindaco, non l'ho mai visto. Si è aumentata l'indennità giustificandola con il fatto che deve aiutare chi ha bisogno, però queste persone, io non l'ho visto mai. Da settembre 2019 sono rientrato, non l'ho visto mai. Ho cercato disperatamente di lottare proprio ogni giorno queste 100 persone, ci sono circa 40 bambini. Ci sono i crediti dei progetti che sono stati sospesi con la Prefettura di Reggio Calabria, con il Ministero degli Interni. Ho cercato disperatamente di chiedere quello che è giusto, non una misura particolare per l'emergenza che comunque è grave, è inutile che ci giriamo da un'altra parte, però non c'è stata mai una risposta, anche solo fino ad oggi, devo dire, ma non mi voglio lamentare, non è questo il significato di quello che devo dire, però non posso fare a meno di dire che quello che sto vivendo è in questo periodo. Mi sono aiutato con il banco alimentare, con degli amici che hanno fatto delle raccolte soprattutto di cibo. Mi hanno portato il latte scremato, i bambini non va bene il latte scremato, ad esempio c'era una bimba che non camminava, quando dopo una settimana che ha bevuto il latte intero ha camminato, come devo dire, quasi come un miracolo. Però è una situazione difficile. E per alcuni aspetti coincidente anche con quello che abbiamo vissuto sul piano di una visione della politica che è diventata disumana. Mi è sembrato che quasi l'ho vissuto come l'epilogo inevitabile, questo Covid-19, per alcuni aspetti è faccia della stessa medaglia del fascismo, del razzismo, di una politica che diventa, come devo dire, è come se le parole dell'egoismo sono diventate familiari, che hanno occupato centimetro dopo centimetro l'intero spazio dei nostri pensieri. E poi quello che è accaduto soprattutto nella diffusione, nelle persone che hanno esposto in prima linea, gli operai delle fabbriche del nord, gli operatori sanitari, infermieri, medici, che si è esposto, ha pagato un altissimo prezzo anche con la vita, e questo, così come la crisi economica, colpisce sempre le persone più deboli. È un po' drammatica la situazione. Comunque, adesso io non perdo mai la speranza che ogni giorno può essere un'occasione per vedere un po' la luce. Ad esempio, credo che quando ci sono state le elezioni a Riace, e questo caso è diventato centrale rispetto anche agli interessi nazionali, non riesco a comprendere per quale motivo l'esito delle elezioni comunali di un piccolo paese di 1.000 elettori diventava così importante per l'Italia. Forse perché una punta avanzata di un'idea dell'accoglienza che diventava politicizzata. Bisognava sopprimere questa punta avanzata di un sistema che alla fine faceva passare una logica di umanità. Non è che ci voleva, ma bisognava sopprimerla. E quindi io, diciamo, questi periodi li ho vissuti come se c'è stata una correlazione tra la pandemia e la cattiveria del linguaggio, così, che si è inserito anche nei processi della politica, nelle differenze sociali che portano le persone più deboli ad avere orizzonti sempre più negativi, di pessimismo,
però la luce, stavo dicendo prima, la sto cominciando a vedere perché si muove, sebbene lentamente, si muove qualcosa di nuovo. Io penso che con le elezioni europee, tanto per riportare un termine, c'è stato il picco, il massimo del potenziale così, dei partiti come la Lega, che anche nelle nostre realtà hanno preso piede, ma che adesso c'è un ridimensionamento. Io credo che anche per il valore della storia che porta Biagi, credo che le cose oggi sono molto cambiate. L'accoglienza a Biagi non è stata mai interrotta. La realtà è che non la conosceva nessuno. L'ex ministro degli interni è venuto nella giù a Biagi Marina, però non conosce per nulla la realtà del borgo dove sopravvive questa esperienza, questa mission, attraverso cui abbiamo trasmesso, diciamo, messaggi politici ed etici importanti di come semplicemente con i valori sociali, i valori umani, si può trasmettere questa speranza per costruire mondi più giusti, più umani, migliori. Io mi sono immaginato, così, mi sono immaginato fantasticando che se di nuovo ho un interesse, potessi avere un interesse politico di fare come un programma, di mettere, di ripartire da una storia che sfida l'impossibile, un paese dove un borgo abbandonato di emigranti, praticamente di case vuote, abbandonate, è diventato l'epicentro di un'idea del possibile. Esiste una dimensione umana. Questo è stato il messaggio più importante. E penso che nelle nostre realtà anche chi ha responsabilità, diciamo, istituzionali non si può limitare ad avere una visione così dell'ordinaria, ordinario, una visione burocratica, perché veramente sono realtà limite. E anche, ecco perché l'immigrazione che è stata, diciamo, ribaltata in una opportunità straordinaria per fare rivivere delle comunità altrimenti con il destino segnato all'abbandono, allo spopolamento, alla rassegnazione. E quindi bisogna sempre immaginare anche, come devo dire, l'impossibile. E mi sono immaginato che, ad esempio, ma anche per quello che abbiamo vissuto, questa drammaticità, diciamo, che dimostra come la società del consumismo tecnologica così, ha mostrato i suoi limiti, ha mostrato la sua disumanità, perché fa vedere sempre le grandi differenze che ci sono tra le diverse categorie sociali, e questo alcune volte non basta per decreti o per giustificare, diciamo, il decreto che è stato fatto per regolarizzare gli immigrati, e perché c'è bisogno di quelle braccia per più come elementi meccanici e non come esseri umani, perché conviene regolarizzare chi raccoglie i prodotti dell'agricoltura, chi fa da badante nelle case. Ecco perché io sono cauto quando, e da un certo punto di vista,
la storia che abbiamo vissuto ci porta ad essere cautamente sempre ottimisti, perché veramente la disumanità si è impadronita dalla politica. Noi non possiamo dimenticare che le persone gioivano quando facevano vedere per televisione che venivano lasciate così vagare nel mare, oppure punite da un linguaggio anche molto di cattiveria. Anche ultima, questa ragazza che è stata liberata, con quale volgarità, semplicemente basta gioire nell'animo che una ragazza dopo 18 mesi così ha la possibilità di nuovo di avere la libertà, e poi una che ha fatto della cooperazione così dei rapporti umani la ragione della sua vita, e invece viene trasformato questo linguaggio che, questo è peggio, ecco perché io mi è venuto spontaneo dire che probabilmente che il Covid-19 è molto, c'è una, sono facce della stessa medaglia con atteggiamenti così di disumanità che portano la politica, può determinare quello che è stata la nostra storia degli ultimi periodi. Grazie Mimmo, e come sempre molto preziosa la testimonianza che tocca, perché ci riporta un po' a quello che è il significato proprio della convivenza umana, e questo è, come dice Mimmo, è dimenticato dalla politica, però in questo periodo di Covid, anche di clausura, abbiamo esempi, anche riscoperto quella solidarietà umana che è necessaria anche per costruire comunità. E soprattutto per dare una visione politica diversa alla sfera non solo istituzionale, ma diciamo della vita quotidiana, della politica intesa proprio con la P maiuscola. Per questo volevo dare adesso la parola ad Alessio Malinconico, di un'associazione di Abbasta di Cisciano, che ci può dire qualcosa. Sì, io innanzitutto saluto Mimmo ed è per me un piacere intervenire dopo Mimmo, che per noi rappresenta un modello. La nostra è una piccola comunità, un po' più grande di Riace, che ha sempre avuto il modello Riace ben presente, ben fermo, ben delineato. E quindi diciamo proprio a partire da quell'idea di accoglienza, che è un'accoglienza per tutti, che non lascia indietro nessuno, che è condivisione, che è comunità. In questo periodo di emergenza, noi abbiamo scelto come associazione di non di continuare tutte le nostre attività e di portarle avanti. Noi siamo un laboratorio di mutuo soccorso. La nostra associazione si occupa prevalentemente della tutela di persone a rischio esclusione sociale, e quindi collaboriamo con il Comune di Cisciano, abbiamo un banco alimentare. E poi in rete con altre associazioni abbiamo attivato altre associazioni, con la parrocchia abbiamo attivato un banco farmaceutico. E senza dimenticare naturalmente che noi come associazione abbiamo tra le attività anche una scuola di italiano per stranieri, che abbiamo scelto di mantenere, di farla diventare una scuola a distanza tramite le video lezioni, per continuare il percorso sul libro scolastico, sperando di poter fare gli esami. Quando è iniziata l'emergenza Covid, noi abbiamo provato a mettere su una comunità, come diceva prima Mimmo, che non esclude nessuno. Abbiamo dato vita a Cisciano Solidale, una rete che unisce realtà sociali, realtà istituzionali e re realtà religiose. E insieme abbiamo messo su un banco alimentare permanente, un banco farmaceutico permanente che funziona tutti i giorni. E abbiamo attivato uno sportello diritti per i migranti, che è un'attività che noi già normalmente svolgiamo, ma che abbiamo reso telematica. Abbiamo cercato di costruire anche un telefono di ascolto in più lingue, no? Perché spesso i migranti sono le persone che sono rimaste, che
più all'oscuro di quello che stava accadendo, perché non c'erano materiali tradotti in lingua, perché non c'erano comunicazioni anche. Quindi abbiamo messo su, grazie all'associazione Nova Coenè, un servizio di ascolto e di consulenza legale, burocratica, sanitaria in più lingue. E con questo sportello poi abbiamo riscontrato quello che diceva prima Mimmo, ovvero la disumanità all'interno anche delle dinamiche stesso di aiuti. Ad esempio, abbiamo visto che in alcuni comuni della nostra zona c'era una discriminazione all'interno dei buoni spesa che venivano erogati solo a chi aveva il permesso di soggiorno, e quindi abbiamo costruito una vertenza che su 3 comuni è riuscita a ottenere un risultato partendo dal modello di quello che avevamo messo su a Sciusciano. Per un bando assieme al comune di Sciusciano e agli altri abbiamo costruito un bando che includesse tutti, a prescindere dal criterio di residenza, a prescindere dal criterio anche stesso di proprio naturalmente di permesso di soggiorno, proprio perché insomma in questa crisi noi pensiamo che non bisogna lasciare indietro nessuno. E un po' questa esperienza la stiamo continuando a portare avanti, naturalmente anche in questa fase 2, dove stiamo registrando che c'era una grande aspettativa, come diceva Mimmo, per questa sanatoria che sta arrivando, e che sui nostri territori molti migranti la vivevano, no? In maniera come il Graal, come un qualcosa che aspettavano da tempo, e invece si è rivelata una presa in giro, una sanatoria che non tocca chi lavorava in nero prima, continuerà a lavorare in nero adesso, e che soprattutto mi piace molto quello che diceva Mimmo, che vede i migranti come degli elementi meccanici, no? Non mette al centro le persone, sembrano solamente delle braccia per lavorare, anche da noi è una zona prettamente agricola, quindi anche da noi significa che queste persone avranno, diciamo, una tutela soltanto nel caso siano delle braccia utili ai settori che il decreto ha dichiarato essere utili, soltanto 3 settori. E quindi su questa cosa noi stiamo tentando adesso, no, di costruire anche una mobilitazione per allargare. Abbiamo aderito alla campagna Siamo qui per la sanatoria subito, che era invece una richiesta di mettere al centro le persone, che non è stata per niente ascoltata, proprio perché c'è una continuità, no? Un po' tra le politiche dei decreti sicurezza e quelli che stiamo assistendo adesso. Diciamo, questa è un po' la nostra esperienza, è un'esperienza naturalmente di una piccola comunità, proprio come una piccola comunità del sud, che però siamo riusciti un po' a rispondere attraverso delle pratiche di mutualismo e delle pratiche di solidarietà allargate in rete con altri soggetti. Io volevo aggiungere una sola cosa. Secondo me questa emergenza virus, questo Covid-19, ci ha dimostrato anche una possibilità forte di unione. Noi, come tutti i soggetti un po' sociali, abbiamo partecipato negli anni a tantissimi momenti di aggregazioni, di rete, no? Spesso tra persone simili, e che spesso non hanno funzionato. Invece abbiamo visto come invece con questa emergenza Covid si sia creata una comunione di priorità d'azione anche tra soggetti diversi che mettevano al centro le persone senza lasciare indietro nessuno. Questa cosa a noi non era mai capitata, è stata un'esperienza inedita, e abbiamo visto che oggettivamente forse anche in questi momenti bui la costruzione di un mondo diverso, di un altro mondo possibile, avremmo detto diciamo qualche anno fa, è possibile proprio partendo dalle piccole comunità che agiscono localmente, però sempre rivolte a tutto il Mediterraneo, sempre rivolte a tutti i sud del mondo. Grazie, grazie Alessio. Anch'io sono convinto che le piccole comunità locali siano la chiave per, diciamo, per la ricostruzione di un tessuto sociale un po' sfilacciato in Italia. E per questo adesso do la parola a Antonio, che nell'area dei Campi Flegrei lavora e ci racconta un po' quello che è la sua esperienza. Aspetta che Antonio Longo. Mi senti? Senti. Eccoci. Grazie per l'invito, saluto a tutti e a tutti, un caro saluto all'amico Pronto? No, ti devi allontanare perché ti vediamo nell'interezza. Ecco, perfetto. Io sono in una situazione un po' precaria, sarò molto breve. Sto per strada perché ho avuto un problema, diciamo, con la mia automobile che mi ha lasciato in panne. Qualcuno mi dice che io uso la macchina del popolo ed è vero, la mia è una macchina del popolo.
Volevo raccontare in breve la nostra esperienza. Io insieme ad altri compagni abbiamo aperto uno sportello solidale sulla nona e decima municipalità di Napoli, in poco però l'area occidentale, l'area di Bagnoli, dove al di là di quello che ha fatto il comune con l'iniziativa del Cuore di Napoli, dove noi abbiamo aderito subito, mettendo su un numero istituzionale dove tutti si potevano rivolgersi, però abbiamo visto che questo non bastava e quindi bisognava effettivamente scendere tra la gente e dare il nostro supporto. Quindi con la casa, con la nostra associazione Dinamica, organizzazione di volontariato, insieme a Fuorilotta Solidale, abbiamo aperto un conto corrente, un IBAN, dove abbiamo sollecitato tante persone a versare una quota per poter comprare un banco alimentare, diciamo, fatto prevalentemente alimenti per bambini, per migranti, che è un'alimentazione un po' diversa dalla nostra, e siamo andati, diciamo, tra la gente che ci contattava sia tramite il comune, ma tramite la rete di associazioni sul territorio, diciamo, e spesse volte anche con i social. Abbiamo aperto, diciamo, un canale di comunicazione dove abbiamo ricevuto tantissime richieste di aiuto, che diciamo, in un tessuto già molto precario come quello dell'area occidentale di Napoli, ma anche quella orientale, le richieste sono state tantissime e ci siamo dati tanto, tanto, tanto da fare. Una rete di associazioni fatta anche da parrocchie, diversi gruppi presenti sul territorio, siamo stati in grado di dare risposte a tutti, senza nell'ottica di non lasciare indietro nessuno, con un lavoro veramente encomiabile da parte di tutti i compagni, gli amici che si sono adoperati. Questa è stata una cosa bellissima. Ancora oggi la rete di comunicazione è aperta, il canale di comunicazione, chiaramente il non pagamento della cassa integrazione in deroga sta creando dei grandi problemi. Quando Natale parlava della povertà in aumento, in effetti noi la viviamo tutti i giorni, e la povertà, io sottolineo l'incremento della povertà, ma coinvolge bambini. Quando io prima dicevo abbiamo acquistato tanti prodotti alimentari per bambini, è vero, perché abbiamo notato, diciamo, i bambini trascinati nella povertà, come la stessa indagine Istat l'ha ben rimarcato questa cosa. Quindi secondo me l'emergenza non è finita ancora, anzi adesso siamo proprio nel vivo dell'emergenza, e qua bisogna fare presto, bisogna trovare soluzioni come il reddito universale, il reddito di emergenza, ma deve essere il più veloce possibile, e tutti noi ci dobbiamo adoperare per far capire alle istituzioni che così non si può andare avanti. Le persone sono alla disperazione totale, e ripeto, noi ancora tuttora stiamo distribuendo, però non ce la facciamo, facciamo degli sforzi in mani, e il nostro obiettivo è di cercare di stare il più vicino possibile a tutti, però vi renderete conto che ci vogliono ben altri mezzi, ci vogliono ben altri mezzi. Però noi, come sempre, diamo il cuore, per noi la solidarietà è importantissima,
abbiamo sostenuto tanti invisibili, quelli che diceva prima l'amico Lucano, Mimmo Lucano, nella zona centrale di Napoli, la famigerata zona de Basto a ridosso della stazione centrale di Napoli, dove abbiamo centinaia, migliaia di invisibili, di persone che oramai non hanno neanche più i documenti in regola perché dopo il permesso umanitario non sono riusciti a convertire, e anche a loro abbiamo dato sostegno con tutta la nostra capacità organizzativa. Però ripeto, questo ben venga il decreto della Bellanova, la regolarizzazione, però secondo me bisogna entrare nei dettagli, perché non sempre è possibile regolarizzare le persone, non sempre è possibile avere somme a disposizione per accedere alla regolarizzazione, quindi bisogna trovare soluzioni alternative. Questo diciamo è la nostra esperienza, che vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di esplicitarla nel migliore dei modi, però ripeto, secondo me dobbiamo fare di più e presto. Grazie a tutti voi. Grazie a te, Andrea. Chiudiamo insomma un po' il giro di esperienze che soprattutto al sud dimostrano quanto sia importante questo rapporto umano e la capacità di essere solidali con l'esperienza di Cosimo, che da Barletta ci racconta un po' di quello che è la sua esperienza. Vai. Sì, grazie innanzitutto per l'invito, e tutti i compagni. Condivido pienamente che mi hanno citato, soprattutto quello di Alessio ed Antonio, che come me si occupano del sociale, e mai come in questa occasione il titolo di questo nostro evento è azzeccato: fare comunità con la solidarietà. Così come è emerso infatti dagli interventi che mi hanno preceduto, è chiaro che la pandemia sta facendo emergere tutti i problemi che non sono stati mai affrontati e risolti. Tra queste, la situazione gravissima di larghissimi strati, di larghissime fasce della nostra comunità che si trovano ben al di sotto della soglia della povertà. Di questo noi stiamo parlando. E per assurdo, proprio l'inefficienza dello Stato, proprio la mancanza dello Stato, da dire anche questo, offre al mutualismo e alle pratiche di auto-organizzazione degli spazi molto importanti di azione. Questo è quello che sto notando io, e anche dalla Puglia, da Barletta, in cui opera, riscontro quello che stava dicendo soprattutto Alessio. Con l'auto-organizzazione è possibile non soltanto alleviare la povertà delle persone, ma avviare proprio un'azione finalizzata ad affrancarne. Con l'auto-organizzazione e con mettere insieme delle energie finalizzate a questo obiettivo. Noi come Ambulatorio Popolare siamo un'organizzazione di volontariato, abbiamo lavorato durante fase 1, soprattutto in questo periodo, riuscendo a sostenere non soltanto dal punto di vista alimentare oltre 2.000 persone. Questo l'abbiamo reso possibile sia grazie all'opera dei volontari, sia ad una grande partecipazione solidaristica che siamo riusciti ad innescare nella città. Le attività si sono sostanzialmente concentrate, come era ovvio e fondamentale, nella distribuzione di generi alimentari, fondamentale specialmente durante la fase 1, individuando e anche prevedendo, elaborando dei nuovi strumenti, dei nuovi sistemi che consentissero un po' di operare tra le maglie delle restrizioni dei protocolli sanitari nazionali e regionali. C'è anche da dire questo. Importante da questo punto di vista il nostro baratto alimentare, con cui abbiamo scambiato beni e servizi genere di prima necessità con altri beni e servizi, con scambi che avvenivano anche sulle macchine, qui degli alberi o sotto i lampioni della strada. Quindi tutto molto organizzato, incentrato su un centralino popolare che smistava e organizzava non soltanto la distribuzione capillare dei generi alimentari, ma anche questi strumenti come il baratto, appunto, che ci ha consentito di operare anche in questo frangente. Un'altra fascia che è stata dimenticata dallo Stato è proprio quella dei senza tetto. Proprio qualche mese fa abbiamo condotto una grossa vertenza contro il comune di Barletta, perché nel momento in cui si chiedeva a tutti di restare a casa ci si era dimenticati proprio delle persone che una casa non l'avevano.
Da questo punto di vista, infatti, abbiamo operato, abbiamo allestito, o comunque aiutato ad allestire tende nel campo spiaggia, abbiamo auto-organizzato, e finché poi siamo riusciti ad ottenere dal comune la possibilità per queste persone di essere ospitate a spese dell'amministrazione in alcuni bed and breakfast. Questo per dirvi la totale assenza in molte situazioni proprio dell'amministrazione pubblica, che era quella che doveva governare meglio questa fase. Da senza tetto si passa alle famiglie, si passa ai padri, alle madri, che hanno subito poi anche in questi anni quel processo di colpevolizzazione della povertà e dei poveri, perché poi è complicato da questo punto di vista, chiedo anche un riscontro da parte degli altri compagni che operano nel sociale, è complicato chiedere e tendere la mano per prendere una busta alimentare, proprio questo perché le persone sono state messe in condizione di vergognarsi delle proprie condizioni di povertà. E quindi il lavoro che c'è da fare, il lavoro che si sta facendo operando con gli strumenti mutualistici è proprio quello di affrancare le persone da questa colpevolizzazione, da questa mortificazione, dicendole semplicemente che non c'è nulla da vergognarsi, ma che si è vittima di un sistema economico, punto e basta. Quindi da questo punto di vista il mutualismo può essere uno strumento molto, molto importante. Prima della fase 1 offrivamo una serie di servizi che poi giù con forza sono stati sospesi. L'ambulatorio è riuscito, diciamo così, ad organizzare attorno al nucleo centrale dell'assistenza medica sanitaria gratuita, che mi ritrovo con quello che diceva il compagno, le persone sono talmente povere che stanno rinunciando ai propri diritti, e stanno rinunciando a curarsi. Questo è un aspetto molto fondamentale che dobbiamo evidenziare. Quindi attorno a questo nucleo dell'assistenza medica sanitaria è riuscito a costruire altri servizi, dopo scuola per i bambini delle famiglie più povere, l'università popolare e altri servizi che andavano poi a funzionare come? Andavano poi a solleticare, andavano poi a sollecitare l'inclusione sociale, integrazione sociale, in maniera tale da superare le diffidenze che ci sono state e che sono state seminate nella società seguendo proprio il modello di ACI. Infatti ascoltavo con molto interesse le parole di Mimmo. Ci serviva però un altro strumento, questo ve lo dico perché siamo riusciti a fare un accordo con commercio e con Confesercenti proprio in questi giorni, uno strumento che ci consentisse di lavorare nel senso in cui stavo dicendo prima, che ci consentisse cioè di rendere normali le persone che in questa società normali non lo sono più, cioè i poveri. E noi volevamo raggiungere un risultato, cioè consentire a queste persone di poter andare finalmente al supermercato e scegliere loro cosa comprare. Dare un margine di normalità a delle persone che la normalità invece non l'hanno mai vissuta. E questo lo stiamo facendo con la moneta popolare, con la lira popolare che siamo riusciti, di cui siamo riusciti per la quale siamo riusciti a raggiungere un accordo con la Confcommercio, che rientrerà in circolazione qui a Barletta con un rapporto di scambio tra l'altro molto importante, nel senso che una lira varrà 1,10 euro, nel senso che spendendo in lira si potrà ottenere più generi alimentari di quelli che si ottengono con l'euro, e questa moneta entrerà in circolazione con una serie di esercizi commerciali convenzionati e ci consentirà appunto di raggiungere questo tipo di risultato, tra l'altro importando un'esperienza mutualistica molto fondamentale che è stata già iniziata ed avviata proficuamente in altre zone, non soltanto l'Italia. Le monete alternative hanno contribuito molto anche a rilanciare l'economia di molte comunità, e quindi ritorno alla parola magica, perché secondo me, sono convinto, si deve ripartire dalle comunità, si deve ripartire dalle comunità locali organizzando, e da questo punto di vista lo strumento mutualistico secondo me è fondamentale. E ritornando alla questione che le persone aumentano le persone che rinunciano a curarsi, c'è il problema dell'accesso ai farmaci. Da questo punto di vista il banco farmaceutico è fondamentale, ed infatti attiveremo con un'altra convenzione che stiamo concludendo con alcune farmacie della città l'esperienza dello scontrino sospeso, in maniera tale che le persone che fanno parte delle fasce più deboli della comunità possono accedere con più serenità anche ai farmaci per potersi curare se stessi e le proprie famiglie. Quindi fare comunità con la solidarietà, secondo me, è fondamentale. Aggregare in maniera tale da poter combattere le situazioni di povertà a cui purtroppo l'amministrazione pubblica è disinteressata, o comunque non ha nemmeno gli strumenti per poterla intercettare, per poterla lottare con efficacia e con efficienza. Io sono estremamente convinto delle possibilità che si aprono all'organizzazione collettiva, all'auto-organizzazione e allo strumento mutualistico proprio come strumento aggregativo, proprio per evitare quello che tutti quanti noi condividiamo, cioè che nessuno deve restare indietro. E tra l'altro mutualismo come strumento di trasformazione sociale, perché dobbiamo renderci conto
di quello che sta accadendo, cioè stiamo vivendo forse gli aspetti peggiori, il crollo, speriamo, del sistema neoliberista, del sistema capitalistico, di questo strumento di estrazione del valore da qualsiasi cosa e da tutte quante le persone. Ecco, niente deve tornare così come lo è stato prima, perché è stata proprio la normalità il nostro problema. Quindi aggregando, mettendo insieme le persone, e altro aspetto fondamentale, riconquistando la fiducia. Perché quello che sto notando io è che le persone vivono un miglioramento della propria condizione sociale e riacquisiscono fiducia anche, non soltanto nei confronti dello strumento mutualistico, ma anche nei confronti della politica. Cioè, perché vivono questa situazione come un nuovo sistema, un nuovo modo in cui la politica, ma questa è una cosa che non compete a noi come organizzazioni di volontariato, in cui la politica può seminare una nuova speranza, una nuova fiducia per un miglioramento collettivo delle vite di tutti. Quindi un po' come è accaduto con le esperienze migliori del mutualismo nel 1850, che hanno poi generato le migliori forme di sindacalizzazione italiana e anche le migliori esperienze politiche a sinistra. Quindi c'è spazio per, specialmente in questo periodo, per queste pratiche mutualistiche, e soprattutto c'è spazio per una riorganizzazione collettiva delle nostre fasce popolari di riferimento, ma su cui poi la politica, e questo come dicevo prima è un altro passaggio, potrà andare a fare, a seminare, ad iniettare quella speranza necessaria per determinare un miglioramento collettivo delle fasce più deboli della comunità, della nostra società. Grazie Matteo, e ti ringrazio anche per il lavoro che stai facendo, chiaramente, non solo per quello che dici, che è giusto, è importante, e insomma ci fa ragionare anche sul ruolo della politica come strumento di emancipazione, questo è importante. E a questo punto noi abbiamo l'opportunità di parlare con un'istituzione politica, cioè con un rappresentante che nelle istituzioni c'è, ci in qualche modo abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità, e la ringraziamo di entrare in relazione e di conoscere, diciamo, anche gli aspetti interni alle dinamiche politiche che viviamo, che stiamo vedendo in questi giorni. La senatrice Paola Nugnes è con noi e le do la parola. Vi ringrazio, ed è stato molto interessante. Che sono fondamentali per avere tutte le punti di vista, no? Di tutte le faccende. Su queste però sono abbastanza, come dire, sul pezzo, perché sono le mie tematiche, un po' perché su altri livelli c'è chi ci lavora, queste sono un po' abbandonate. E anzi, io ritengo che senza la rete mutualistica, quella che è venuta dai territori, spesso diciamo supportata dai comuni, alle parrocchie, ma anche molto spesso appunto da un'auto-organizzazione, questa fase 1 l'avremo sopportata molto molto peggio. Ci sono state tante organizzazioni. Io ho provato a buttare giù i nomi, ma sono veramente troppe: Brigate della Solidarietà, lo Sportello Reciprocamente, la Solidarietà e l'Area Flegrea, quella di Grotta, Bagnoli, questo per dire soltanto dalle nostre parti. Però ci sono stati anche, come è scritta, chi può metta e chi non può prenda. È stata una fase importante, perché ci sono state persone, soprattutto anziani, ma non solo, persone che non avevano neanche la possibilità di andare alla Caritas a mangiare. E quindi veramente dal basso sarebbe stato un disastro, completamente un disastro. Io non mi immagino come si sarebbe potuti provvedere, perché noi ci abbiamo provato, diciamo, dalla politica, no? Già col decreto cura abbiamo fatto presente, no, che dei senza tetto
tutto, di tutti coloro che erano nelle cosiddette dimore informali, no? C'era un articolo, l'articolo 6 se non erro, in cui si valutava la possibilità anche di che si prendesse, come dire, si sequestrassero delle strutture come ho sentito? Che è successo? Ma no, vai. Pronto? Vai. Sentiamo sì, un po' frammentata, però. C'era anche la possibilità di prendere delle strutture e destinarle, per esempio, a, per quanto riguarda i centri sanitari o anche dove alloggiare persone positive al virus ma asintomatiche, e quindi era l'occasione giusta anche per dare alloggio ai senza tetto o coloro che erano in strutture cosiddette informali, ma parlo anche delle comunità e sinti, per esempio, ma non è stato accolto. Così come gli ultimi, statisticamente, anche azioni di surplus, ed è stato fatto molto poco, e quello che è stato fatto anche molto male, no? Perché semmai coloro che non dovevano essere. Purtroppo abbiamo dei limiti di connessione, è caduta, ecco, si sta riconduttendo. Proviamo a vedere se riusciamo. Pronto? Io vi sento. Eccoci, vai. Sì. E dicevo che anche questo nuovo decreto si è... incisivi. Paola, non riusciamo a seguire perché... Senti? Mi sembra che ci sia un po' di difficoltà di connessione da parte della senatrice. A questo punto io direi che recuperiamo, diciamo, questo ragionamento al prossimo incontro che faremo sicuramente con Paola Nugnez, e ti do subito invece la parola a Loredana per, diciamo, vedere se c'è oppure non c'è una conclusione da fare a questo racconto. Eccomi. Innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Io penso che proprio su questo argomento non ci sia alcuna conclusione, perché stiamo trattando un problema che è il problema della povertà, che si articola in questo momento storico all'interno di una straordinaria crisi economica e sociale, e che chiaramente ancora una volta si abbatte su quelli che sono gli stati più deboli di una società. L'abbiamo declinato e detto tante volte: il crimine più grande contro l'umanità si chiama capitalismo. E in questo sistema capitalistico, che noi abbiamo voluto immaginare questa prima iniziativa che affronta il problema sociale nell'Italia meridionale. Mi prendi la... A me verrebbe Paola, secondo me si è riconnessa, io ne approfitterei al limite per farla intervenire anche dopo, la vedo, l'ho fatto, la vedo,
che appunto, visto che l'abbiamo persa sul secondo decreto, almeno ci può un attimino aggiornare rispetto ai lavori parlamentari. Con Paola, proprio con Paola, nella fase 1 si declinava l'io resto a casa degli invisibili, perché una delle grandi narrazioni di questo governo è stato creare un immaginario collettivo del benessere, dove l'io resto a casa, che parla di distanziamento sociale necessario, vista la come era stata ridotta la sanità e come la rete ospedaliera ha dovuto affrontare il virus, il distanziamento sociale era d'obbligo, come lo è stato d'obbligo all'inizio del Novecento con la peste. Come dire, è uno strumento antico per evitare, no, l'aumento di contagi. Ma quella casa, come diceva Cosimo, molti non ce l'hanno, per altri erano le carceri, per altri erano i ghetti dei campi dello sfruttamento. E poi a fianco all'io resta a casa ci hanno insegnato andrà tutto bene sti cazzi, perché l'andrà tutto bene è andato per chi già stava bene. Perché altrimenti delle formule di mutualismo presenti nell'Italia del Mezzogiorno, come presenti in altre regioni italiane, non sarebbero minimamente subentrate. Noi abbiamo parlato, attraverso anche le testimonianze, di un mutualismo istituzionale, quello del volontariato, quello cattolico, quello del terzo settore, che ha visto non solo quei poveri che noi immaginiamo essere anziani, famiglie numerose, ma quei poveri sono anche i giovani precari. Quei poveri sono quei ragazzi che hanno uno stipendio che sta al di sotto di quella maledetta soglia di povertà, che se da un lato ti ha tolto il diritto a sognare il tuo futuro e concretizzarlo, dall'altra parte ti nega il tuo bisogno individuale. E anche le misure che parlano di impresa e esatto, di famiglia hanno nascosto quello che il diritto è proprio al bisogno individuale di una persona, e nel contesto familiare e fuori dal nucleo familiare. Prima Mimmo diceva Riace è diventato un caso nazionale. Riace è diventato un caso nazionale, sì, perché a Riace parole come accoglienza e solidarietà dovevano essere cancellate da un immaginario collettivo che in qualche maniera voleva che Riace si riproponesse in altre realtà, e sostituite dal razzismo e dall'egoismo. E allora da qui chiaramente la si fonda poi, no, la paura del diverso. Diverso è colui o colei che sta fuori dagli stereotipi. Ed ecco come poi si arriva a Silvia Romano, che è una diversa, e la si riempie di insulti. E poi si arriva al razzismo biologico che permette ad alcuni di dire che noi siamo razza inferiore, noi meridionali, visto che qua siamo tra meridionali, nonostante anche gli accenti diversi. Perché c'è sempre bisogno del diverso individuato come il nemico, come c'è bisogno degli invisibili in una struttura piramidale capitalistica, che sono quelli che devono essere sfruttati. E giullavia poi leggi che permettono una regolamentazione parlando delle persone solo come forza lavoro. Noi stiamo chiedendo le braccia delle persone nel campo non solo dell'agricoltura, ma non vogliamo rispondere con il diritto alla cittadinanza. Tutto questo da noi diventa ancora più aspro, perché lo diceva Natale all'inizio, nelle varie fasi si è affermato un modello, che è il modello solito, è il modello
che prendeva dell'autonomia differenziata per privarci noi qui di quella che era una perequazione equa della distribuzione della spesa, quindi parlo dell'autonomia, dell'autonomia, e poi si è attraversato la questione della fluidità di questo benedetto 34% per arrivare al DEF. Tutto questo che cosa ci consegna? Un territorio che rischia di diventare sempre di più desertificato. Nuove forme, no, di immigrazioni, tra le vecchie migrazioni, quelle classiche, sempre vissute dai meridionali, ora tramandati da nonno, padre e figlio, e le nuove forme di immigrazioni che arrivano da chi sta più a sud di noi. E in tutto questo chi ci sguazza se non la destra e la malavita? E allora dire, scusate, arriva una telefonata, ho interrotto la telefonata, sono di nuovo tra di voi, perché dire fare comunità con la solidarietà? Perché chiaramente la solidarietà è un'arma. Come diceva Peppino in passato, insegnare la bellezza come arma contro la rassegnazione e l'omertà. Così noi dobbiamo insegnare la solidarietà, vivere, creare solidarietà come arma per costruire una nuova società. Perché guardate, il nesso delle destre fasciste con le varie forme di malavita organizzata è esistente, è preesistente a questa pandemia, ed è qua che avviene uno scontro ideologico tra l'accoglienza, la solidarietà e il razzismo e l'egoismo. E qua noi dobbiamo non permettere a quelli che avete prima definito anche voi gli ultimi, i più deboli, di cedere alla rassegnazione. Guardate che noi, io penso che non dobbiamo andare a dire alla gente sei povera, perché chi è povero è consapevole di essere povero, perché ogni qualsiasi cosa diventa un elemento di desiderio, fosse anche l'eccesso al lusso, fermo rimanendo chiuso per il lusso del proletariato, no? Non il desiderio per avere qualcosa, no, tutto appartiene a tutto in una ridistribuzione della ricchezza. E allora noi non dobbiamo andare a dire al povero tu sei povero, ma dobbiamo offrirgli attraverso il mutualismo l'idea che da quella povertà ci si esce assieme, che il nemico non è chi costruisce ponti, ma chi costruisce il muro del non accesso alla sanità pubblica, il muro del non accesso al diritto al lavoro, il muro del non accesso ad una scuola, no? Si è tanto parlato della didattica a distanza, ma quanti si sono interrogati su chi riusciva ad avere un accesso alla didattica a distanza e chi no? Insegnanti e alunni, figli di precari e precari a loro volta. Il mondo, cioè, si divide in questo per come è fatto. E allora dicevo, noi abbiamo un doppio problema, che è quello dell'avanzare del razzismo, che lo abbiamo già vissuto, no? Nonostante c'era un nord inginocchiato dalla crisi della sanità pubblica, della che di quel sistema gridavano al razzismo, no? E poi dall'altra parte, dicevo, c'è la mafia, perché la mafia è un intreccio con la società crudele, si nutre della valorizzazione del capitale, dell'accumulazione del capitale, ma soprattutto si nutre del consenso popolare, di quel popolo che pensa che non c'è un'alternativa. E allora quando noi diciamo fare comunità, significa agire l'elemento della solidarietà quartiere per quartiere, iniziando dalla socializzazione dei problemi e dalla risoluzione collettiva, periferia dopo periferia, perché le periferie abbandonate a loro stesso, io a loro stesse leggevo anche un libro interessato, Popolo Chi, un libro di inchiesta fatto da Francesco Loris Caruso,
Le periferie è chiaro che hanno una risposta immediata che non si articola nella solidarietà. Però lo diceva Cosimo prima, il mutualismo è una cosa che non ci stiamo inventando, è una cosa che stiamo agendo, con l'idea chiara che è uno strumento di connessione con le classi popolari, ma è qualcosa che viene dal Novecento in alcune situazioni ancora prima. Ma fermiamoci a quelle del Novecento solo per capire il meccanismo. Le prime casse del popolo, le prime forme di mutualismo non facevano altro che lavorare sul meccanismo della produzione, quindi del reclamare i diritti, e della riproduzione sociale, quindi partire dal bisogno delle persone. E partendo dal bisogno delle persone, che noi dobbiamo, penso, agire contro la barbarie di questo sistema, e mi unisco al coro di voi tutti, che è un sistema che si abbatte sui più deboli. E mutualismo per creare solidarietà, ma soprattutto, come abbiamo sempre detto, si necessita di un reddito per tutte e tutti, non solo in questa fase emergenziale, perché fase 1, fase 2, poi ci sarà forse la fase 3, ma la fase 3 ci mette di fronte ad una necessità, che per far sì che andrà tutto bene, noi ci dobbiamo riorganizzare nella logica della conflittualità, con il conflitto sociale, che articola anche quelle che sono, e io ringrazio tantissimo Mimmo, Cosimo e Alessio, che sono intervenuti, e invito chi non li ha sentiti ad ascoltarli, perché questa è la pagina vera di una risposta alla povertà, di quella Italia bella, di quel mondo di militanza, di pratiche sociali, che è, che, come dire, come diceva Cosimo prima, dà un'idea di maggiore fiducia anche alle persone che si sono rassegnate. Io a questo punto vorrei verificare se Paola può invece continuare, Roberto, con il suo intervento. Io ci sono. Proviamo. E ora ti sentiamo pure. Ecco, abbiamo parlato troppo presto. Mannaggia. No, perché... Purtroppo c'è una connessione instabile. Di solito quella sono io. No, io adesso ci sono, però non so... Perfetto. No, non si sente. Non so se... Allora, adesso ci posso provare? Prego. Allora, sì, scusatemi, evidentemente c'è qualche guasto in zona. Sono tornata sulla linea fissa. Ci sono? Prego, vai. Però solo sul telefonino ho potuto fare questo. Allora, in pratica è stato detto tutto, anche perché Loredana ha fatto una buona chiusura di tutto, cioè ha fatto tutto un riavvolgimento. Io ho avuto modo di sentirvi, fortunatamente un poco tutti. Quello che posso aggiungere è che gli ultimi, tra gli ultimi, adesso i proletari di oggi, come ha detto anche Mimmo Lucano, sono effettivamente gli immigrati, e che quello che si è riusciti a raggiungere in questo decreto è effettivamente molto poco, ma soprattutto ha proprio nella sua narrativa un gusto di utilitarismo che avrebbe dovuto essere superato. Non solo le categorie che vengono incluse sono quelle strettamente necessarie, ma viene anche ribadito quando al comma 13 si dice che bisogna provare di avere un contratto di lavoro esclusivamente nelle categorie di cui al comma 3. Quindi se per esempio un immigrato che qui nel nostro territorio oggi un invisibile senza nessun permesso di soggiorno, senza nessuna copertura sanitaria, un invisibile oggi a questo personaggio si propone un lavoro nell'edilizia, lui non può accettarlo e non può usufruire
di questo permesso di eccezione che viene invece introdotto per altre categorie di lavoro. Questo non è grave, è gravissimo, perché queste sono persone. E io ritorno ancora alle parole di Mimmo, di cui ho letto in altre occasioni. Parliamo di immigrati, di persone che chiedono asilo, ma stiamo parlando sempre solo di persone. Tutte queste denominazioni non hanno senso, ma la cosa più grave è che oggi queste persone sono qui e sono impossibilitate ad andare via, perché c'è il Covid. Noi siamo in una condizione di pandemia globale e sappiamo per certo... Paola, il microfono, non agitarlo! No, non lo agito. Sappiamo per certo che non possono essere rimpatriate. Adesso non solo questo è immorale, perché non si dà possibilità a queste persone di avere un lavoro e quindi una dignità, ma queste persone non hanno neanche la copertura sanitaria, quindi nelle loro situazioni di disagio possono... Abbiamo un disturbo nella linea audio. Posso provare a non toccare il microfono per niente, così mi sentite meglio? Sì. Perfetto. Dico, queste persone sono anche, non avendo nessuna identità e nessuna copertura sanitaria, essere diciamo dei focolai di propagazione del virus. Quindi sono, diciamo, non sono tutelati loro, non sono tutelati gli altri cittadini italiani, le altre persone sul nostro territorio in questa maniera. E non aver voluto creare una cittadinanza, un permesso di emergenza come era necessario, quindi allargato a tutte le persone attualmente presenti senza limiti, senza paletti, perché il paletto ha un lavoro, è grave, è molto grave. Viene vissuta come una vittoria perché è stata strappata da una parte politica che su questo aveva una chiusura totale. Quindi io mi chiedo effettivamente se da un lato c'è questo sentimento così forte, così chiaro da parte, diciamo, dal basso, vogliamo chiamarlo dal basso, no? Del mutualismo, del soccorso reciproco, dell'autosoccorso, dell'autocura che sta rinforzando le comunità. Dall'altro c'è una chiarissima intenzione a ripartire sulle stesse linee, sugli stessi binari di prima, sull'utilitarismo e su quella che è la produzione, perché anche questo decreto dei 55 miliardi va a beneficio soprattutto delle aziende, quindi del motore. È il solito e vecchio concetto, il motore produttivo, ma è chiaro anche che molte di queste aziende nel loro profitto capitalistico hanno messo da parte un benefit su cui oggi potrebbero da cui potrebbero far fronte per affrontare una situazione di emergenza, e non hanno bisogno loro di ristoro, ma il ristoro andava portato nelle parti più basse della società e non è stato voluto, cioè non si è voluto mettere in campo una patrimoniale, eppure sono in Parlamento sono state fatte proposte di questo tipo, però tutte le coperture sono state considerate improponibili. A me mi ha chiamato pure il ministro, il Ministero della Difesa, dicendo che toccare gli F-35 è impossibile, quindi il mio emendamento era improponibile. Ma comunque per il reddito diciamo di emergenza, quello era, non per la patrimoniale chiaramente, mentre poi esce fuori un reddito all'articolo 87 che mette paletti, perché non c'è solo il paletto che uno può avere anche un contributo di 87 euro nel nucleo familiare, ma anche che non bisogna avere un patrimonio immobiliare al di sopra di 10.000 euro, e questo significa che queste persone dovranno mangiarsi l'intonaco oppure un portellone dell'automobile, perché 10.000 euro probabilmente sono un camioncino con cui questa persona aveva un'attività che adesso invece non può portare più avanti. Quindi significa semplicemente non aver tenuto conto della situazione reale, del paese reale, ma soprattutto, a mio avviso, significa aver fatto
fede su quella che è un mutualismo territoriale, come dire, un welfare che è di vicinato, un welfare che è familiare. Però questo non può continuare così. Noi non possiamo continuare a mantenere, diciamo, la parte alta più sussistente e lasciare l'autogoverno nella parte più bassa del paese, perché tra l'altro il non ricevere nulla non può che scollare sempre di più dalla, diciamo, dalla politica, quella dei salotti buoni, no? Quella che decide, anche se si veste di estremo buonismo, di questa faccia rassicurante che ci viene a dire di quanto è consapevole del nostro disagio, che poi che disagio viene sempre raccontato, quello di essersi stati un po' a casa. Però invece poi vediamo che sui territori l'interpretazione di questi decreti del Presidente del Consiglio vengono lasciati alla libera interpretazione delle forze dell'ordine, e ci sono disordini, ci sono abusi di potere, ci sono persone che nel distanziamento prescritto manifestano il loro disagio e vengono multate e vengono trascinate e segnalate presso le centrali di polizia. Quindi sicuramente abuso di potere, perché se tu mi devi garantire il distanziamento non devi interferire sul mio diritto di manifestare, perché se è vero che noi siamo in una situazione particolare dove tanti diritti costituzionali sono compressi, non è possibile che tu questo lo faccia a discrezione delle forze dell'ordine. Non è possibile che lasci che a Salerno una signora che si oppone a mettere la mascherina venga trascinata e cade per terra, o che i manifestanti di quarto, compresa una consigliera, vengano appunto multati perché hanno manifestato che i buoni pasto non sono stati distribuiti. C'è uno scollamento forte, e tra l'altro questa situazione che vede sempre come prima quella della produzione e quindi non del benessere, anche fisico, e quindi anche legato alla sanità, perché anche l'attività motoria è legata al benessere fisico e psichico. Quindi tu non mi intendo la mia sicurezza in una campagna, della curva dei contagi in Lombardia stiamo al 16%, semplicemente perché tra sabato e domenica c'erano troppe persone. Ma chi fa queste valutazioni? Allora io sono estremo decreto dei miliardi, il periodo di sospensione dei diritti costituzionali e quindi dello stato di emergenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2020. Significa che questa compressione dei diritti costituzionali durerà da luglio per altri 6 mesi, e questo è grave. Una linea coerente. Allora, la linea coerente è il distanziamento, quello che fai non mi importa, l'importante è che tu mantenga i 2 metri. No, se tu non mantieni i 2 metri, ma ti fai un altro punto e io vengo e ingerisco sul tuo comportamento, allora questo sta creando una frattura. Ed è necessario invece più unità possibile, così come sta avvenendo dal basso con la creazione della comunità, che io sento molto perché parte anche dalla mia casa con i miei ragazzi che si occupano di queste cose e per quanto possa anch'io, e quindi è una partecipazione diretta a queste cose, e bisogna dare assolutamente più ascolto. Io personalmente sto provando a portarle nei question time col Presidente del Consiglio, con i ministri, probabilmente mai come in questo periodo sto cercando di essere attiva su questi temi. Però devo dire che l'ascolto è basso. Ma vediamo cosa riusciremo a inserire in questo decreto, se ci sarà ascolto per questo decreto e se riusciremo a raddrizzare un po' le cose. Però sono molto, molto dubbiosa. Grazie, Paola.
L'altra volta era più ottimista, sono sì. Molto morale. Quello sono dipende da, morale. Da settimana anche perché, a settimana. Anche perché, perdonatemi però, non è vero, perché se Provenzano aveva fatto un discorso molto chiaro e poi io mi ritrovo l'articolo 231 e 232 sui fondi strutturali e su quelli di coesione e sviluppo che invece vengono rimessi in campo, allora io dico, ma è possibile che non mi... devo fidare della parola del ministro con il decreto? Queste sono diciamo, non voglio dire delusioni, ma cioè ti trovi di fronte alla constatazione del fatto che non ti puoi fidare, e questo non è bene, non è bene, anche perché, scusatemi, questo ancora però è necessario dirlo, è vero che la Lombardia ha avuto il disastro sanitario maggiore, che quindi questi fondi devono andare a sanare una situazione disastrosa, però noi sappiamo anche la sperequazione che c'è tra sud e nord per quanto riguarda la sanità, e che se mai fosse accaduto al sud questo danno, noi saremmo andati sicuramente peggio, ancora peggio, perché comunque non avevamo nessuno che ce l'avrebbe gestito meglio, e sicuramente quindi la situazione sanitaria anche al sud deve essere sanata. Ma da un punto di vista economico invece produttivo, mentre il nord non si è mai fermato e ha avuto più di 2000 concessioni in deroga per quanto riguarda i codici Ateco anche in fase 1, e quindi loro hanno sempre lavorato, e noi che abbiamo un tessuto diciamo produttivo basato sul terziario, sull'offerta turistico, culturale e della ricezione, noi siamo a terra e saremo a terra per molto tempo, perché già innanzitutto noi avremo difficoltà, e voglia che il DPCM dirà il 18 o l'1 di giugno si riaprirà, ma quando andremo davvero e di nuovo in queste strutture a passare il nostro tempo, la nostra convivialità? Ce ne passerà di tempo, e quando torneranno qui i turisti a visitare i nostri spazi e a usufruire di questa nostra industria della cultura e del turismo, ci vorrà ancora molto più tempo, e questo non è stato messo sul tavolo, come sul tavolo non è stato messo nessuna rivisitazione da un punto di vista ambientale, perché quello che è stato dato a pioggia poi in definitiva alle imprese non è stato dato condizionato a una revisione ambientale, ad una situazione diciamo ottimale per quanto riguarda queste voci. No, non rientrano proprio, cioè non è messo sul piatto uno dei fattori più importanti, che è quello ambientale, che sappiamo ha inciso moltissimo nella propagazione, perché i soggetti nelle aree più inquinate sono i soggetti più predisposti ad ammalarsi di questa pandemia, ma anche di quelle che verranno. E quindi questo non l'ho letto da nessuna parte, ed è gravissimo. Grazie Paola. Comunque avremo sicuramente occasione per vedere quali sono gli sviluppi sia nel campo sociale, cioè quali risposte saremo in grado di dare anche a questa situazione, che giustamente tu dici grave, soprattutto per la mancanza di possibilità di avere una mobilitazione, e quindi anche questa crisi di emergenza democratica che si accompagna oltre a tutto all'emergenza sociosanitaria. E quindi su questo sono d'accordo con te, sarà uno dei punti da mettere, diciamo, nel mirino nelle prossime settimane. Intanto vi ringrazio, mi dispiace che Paola abbia questi disturbi tecnologici, ma poi ci attrezziamo meglio per le prossime volte. E intanto vi saluto e vi do sempre, come al solito, appuntamento sul nostro sito e sulle nostre pagine Facebook. Arrivederci a tutti, buona serata.